Quindi ho fatto pure una specie di cosa Solimena. Angelo Solimena è il papà della famiglia Solimena. Ha fatto quel quadro rappresentante l'incoronazione di Sant'Anna. Vedete che Sant'Anna viene incoronata. Poi c'è altra definizione, dice la gloria di Sant'Anna, perché ci sono tutti i nostri santi domenicani. Vedete, c'è tutta una corona di domenicani e poi la figura che più spicca, vedete il Santo Padre Domenico con le braccia aperte, quelle che sta proprio ai piedi di Sant'Anna, poi San Pio V in ginocchio davanti a Sant'Anna. Sulla destra, santi canonizzati, San Tommaso, San Vincenzo e San Pietro da Verona. San Tommaso, l'avete sentito parlare, San Tommaso d'Aquino, il grande San Tommaso. San Vincenzo Ferreri era un taumaturgo, proprio faceva molte cose. E San Pietro Martire è stato il primo martire dell'ordine domenicano. Ci hanno dato con la freccia in fronte, lui si è calato e ha scritto in terra col proprio sangue, credo. Bellissimo. Sono piccole cose, però pensate, voi siete adolescenti, queste piccole cose vi rimarranno impresse. Era un vero cristiano. Il papà era eretico, non credeva alla fede cattolica, però lui credeva, si è fatto domenicano, l'hanno ammazzato, lui col proprio sangue ha intinto il dito e ha scritto per terra, credo. Che fortezza, è vero? Poi invece da questa parte, a sinistra, ci sono le sante domenicane, Santa Rosa da Lima, Santa Caterina da Siena e Santa Agnese da Montepulciano. Noi nell'ordine domenicano abbiamo tanti santi e beati, però all'epoca di Angelo questi erano i veri canonizzati. C'è differenza tra il primo scalino e beato, è vero? Poi l'ultimo scalino di glorificazione è la santità. San Pio da Pietrelcina, voi l'avete sentito, no? Allora, questo qua l'ha fatto Angelo Solimena, ricordatevelo, e c'è la firma proprio sua, Angelo Solimena 1681, e l'ha fatto in omaggio alla prima sua figlia, Anna, che è venuta nel monastero a farsi monaca, è stata anche priora. Io ho scritto qualche cosa, dopo ve la do, in modo che piccole notizie che sono arrivata a prendere vi restano più impresse. E quella figura bianca sotto le braccia del Santo Padre Domenico raffigura la figlia di Angelo Solimena. Lui l'ha fatto in omaggio alla figlia e l'ha regalato proprio nel 1586 alla figlia, che c'è scritto qua. Poi la chiesa, come la vedete adesso, è tutta puntellata, ponteggiata, perché stanno facendo presenti gli stucchi, però a questo altare c'è la Madonna del Rosario. Fatto da Francesco, se no vado a prendere l'altro volume, se non c'è qua, sì, c'è.